Scopri come medici e pazienti diventano protagonisti di barzellette esilaranti. Un paziente si vanta con l'oculista: «Dottore, ho una vista così buona che di notte riesco a leggere nel buio più totale». L'oculista lo guarda perplesso e gli risponde: «Interessante, e cosa leggi di solito nel buio?». Il paziente, tutto fiero, dice: «I miei sogni». Un ipocondriaco visita il medico e lamenta: «Dottore, ho un problema. Ogni volta che tocco con un dito una parte del mio corpo, mi fa male». Dopo averlo visitato attentamente, il dottore diagnosticò: «Il dito è rotto». Un paziente dalla corporatura robusta chiede al dottore: «Dottore, come faccio a dimagrire?». Il medico gli risponde: «Basta muovere la testa da sinistra a destra e da destra a sinistra». Il paziente, sorpreso, chiede: «Quante volte al giorno, dottore?». E il medico: «Ogni volta che ti offrono da mangiare». Un paziente molto ansioso riceve la chiamata del dottore dopo aver fatto le analisi del sangue. «Ho una notizia buona e una cattiva», inizia il dottore. «Quella buona è che ha 24 ore di vita». Il paziente, sconvolto, chiede: «E la cattiva?». E il dottore: «Che ho provato a chiamarti tutto il giorno di ieri». Un paziente si lamenta con il dottore: «Dottore, ho seri problemi di memoria». Il dottore gli chiede: «E da quando hai questi problemi?». Il paziente risponde: «Quali problemi?». Il paziente, preoccupato, dice al medico: «Dottore, ho la sensazione che nessuno mi dia mai retta». Il medico risponde: «Il prossimo, per favore».